Acqua, fango e sfortuna negano al Chieti una vittoria che già dal quinto del primo tempo, cioè già dal gol di Sgherri, aveva assunto contorni nitidissimi. L'incontro, che è stato posticipato di un quarto d'ora per permettere al Bisceglie di sostituire la propria casacca a bande verticali nera-azzurre con quella bianca del Chieti, onde evitare possibili confusioni, è risultato nel suo complesso piacevole, anche se le pessime condizioni del terreno adatto più ad una partita di waterpolo che ad una di calcio ne hanno ampiamente falsato l'esito finale. I nero verdi hanno disputato sicuramente una delle migliori partite della stagione, mostrando un temperamento ed una aggressività sino ad ora sconosciuti, peccato solo per il risultato che non premia certamente la superiorità della formazione di Gianmarinaro. Questi comunque i gol e le principali azioni della partita. Partono in quarta i nero verdi che dopo solo 5 minuti sbloccano il risultato. Re ruba palla a centrocampo, si invola sulla fascia e scodella al centro, dove Sgherri con una perentoria inzuccata manda la sfera alle spalle di Lomuscio. All'undicesimo, Genovasi calcia una punizione al centro. Sgherri fa velo imprimendo alla palla uno strano effetto che la fa sfuggire dalle mani di Lomuscio Ne approfitta D'Agostino e per poco non fa centro. Al ventiseesimo, Valà soffia palla a De Bellis, entra in area ed appoggia Fiaschi che tarda la conclusione e trova poi, al momento di scoccare il tiro, ben strette le maglie della difesa ospite. Cinque minuti prima del riposo si fa vivo il Bisceglie. De Bellis si incune a palla al piede nella difesa nero-verde, offre a Delzotti che ottimamente tocca per Derrico che sfodera il suo peggior destro e manda la sfera a fondo campo. La prima azione della ripresa è di Marca Pugliese. Siamo al sesto, c'è cioè un affondo di Delzotti che resiste ad una carica di De Amicis ed appoggia per Pavese, il quale, indisturbato, controlla e lascia partire un gran sinistro che sorvola la traversa e finisce a fondo campo. All'undicesimo sberla su punizione del solito Genovasi, che coglie totalmente impreparato Lomuscio. A rimediare pensa però Del Zotti con un provvidenziale colpo di testa. Al ventiduesimo Fiaschi recupera la sfera e dà a Di Renzo, che fa da spola per la corrente Petrelli, e guardate come una pozzanghera salva la rete nerazzurra dal definitivo KO. Al novantunesimo poi giunge la Beffa, Mentre le gradinate vanno svuotandosi, Pavese crossa al centro, si crea un po di confusione, della quale approfitta Mannatrizio, che realizza con la probabile complicità di Petrelli, e corre poi ad abbracciare i compagni seduti in panchina.